Amici di Vivi Mazzara, buonasera a tutti. Come preannunciato, questa sera abbiamo il consigliere comunale Antonio Culicchia del gruppo Via. È da molto tempo che non ci vediamo, Un paio Antonio. di mesi. E secondo me tu avrai immagazzinato tante situazioni di cui parleremo in questa trasmissione. Sicuramente. E allora, intanto vogliamo dire che oggi è arrivato un comunicato da parte della presidenza del Consiglio Comunale di Mazzara che annuncia una seduta di cui si parlerà del GUP, per cui Piano Preventivo del Bilancio, per la data del 28 aprile. Magari adesso il qui presente consigliere comunale ce ne parlerà un attimo. Allora, ovviamente Antonio Culicchia fa parte del gruppo dell'opposizione che nell'ultimo periodo ha fatto sentire la propria voce grossa in consiglio comunale. Antonio, e allora? Intanto buonasera a tutti. Ma diciamo che noi abbiamo fatto, sì, è vero, sono stati 2 giorni non stop di Consiglio Comunale e la cosa che mi ha fatto molto piacere è che i neofiti della politica, consiglieri comunali, si sono divertiti tantissimo. Perché si è fatta politica secondo loro ad alto livello, anche perché quando presenti più di 35 emendamenti su 5 regolamenti, vuol dire che e poi fai una discussione approfondita pure sulle tariffe della Tari e il PEF, il Piano Economico Finanziario, vuol dire che dietro. Se c'è un dibattito aperto vuol dire che si sono studiati gli atti, quindi non arrivi là a sprovveduto. Diciamo che qualche sprovveduto c'era, non eravamo noi sicuramente. Cioè, non eravate voi del gruppo Via. No, 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 io bisogna dire, bisogna dare atto che anche il gruppo del Movimento 5 Stelle, anche Randazzo, abbiamo fatto un full immersion. Qualche giorno prima del Consiglio Comunale, un attimo per cercare di condividere le nostre conoscenze. Magari io sono più un tecnico dei numeri ed altri praticamente sono bravi ed esperti su altro. Quindi siamo riusciti nell'intento che gli emendamenti che ci interessavano sono stati pure, tra virgolette, approvati in Consiglio Comunale. E adesso aspettiamo, in base alla discussione e alle promesse fatte dall'assessore alle finanze Mauro, aspettiamo delle risposte entro il prossimo Consiglio Comunale, perché noi abbiamo ritirato degli emendamenti con la promessa che sulla rateizzazione dei tributi si possono rateizzare per importi elevati fino a 120 rate, cioè 10 anni. C'era inserito nel regolamento delle entrate del comune di presentare per importi superiori a 10.000 euro una fideiussione. Diciamo che anche alcuni della maggioranza erano d'accordo con il nostro discorso, nel senso che se un esercente, perché poi chi deve pagare queste somme così elevate sono soprattutto i titolari di utenze non domestiche, aziende, ristoranti, bar, si deve presentare al comune per rateizzare delle cifre elevate, non puoi chiedere già superiore a 10.000 euro una fideiussione, cioè prima di andare a pagare devi pagare la fideiussione. E poi un altro emendamento che noi abbiamo ritirato, però sempre con la promessa da parte dell'assessore Maro su delle perplessità che aveva il consigliere Marino, che poi è un tecnico. In quanto lui è titolare di un'impresa di costruzioni, si voleva, tra virgolette, il regolamento originale prevedeva, di far pagare alle imprese una tariffa giornaliera. Quando poi il consigliere Marino ha spiegato spesso la tariffa giornaliera, non Diciamo, su che cosa la tariffa sulla, giornaliera? scusa, hai Ecco. ragione, era sullo spazio pubblico occupato dai ponteggi. Esatto, dei ponteggi che vediamo nei prospetti delle Perfetto, case o quindi delle il aziende. Ecco, perché di ragionamento. solito ricordiamo che
per mettere quei ponteggi, Si paga il suolo ovviamente si pubblico. paga il suolo pubblico. E quindi il consigliere Marino sollevava da tecnico in materia, diceva che guardate che è inutile, cioè se noi applichiamo la tariffa giornaliera, poi verrà tutto praticamente a discapito del committente, in quanto poi questi soldi si dovranno riversare a chi chiede i lavori, e che spesso praticamente se uno applicando questa tariffa giornaliera, magari uno per risparmiare chiede per 3 giorni, 4 giorni, però spesso ci sono le condizioni meteorologiche che magari non ti fanno lavorare, Certo. quindi automaticamente dice mettete pure nelle condizioni le imprese di poter chiedere dei permessi anche settimanali, bisettimanali, mensili, in modo tale che paradossalmente il comune incasserà pure di più perché l'azienda non va poi con l'affanno di finire il tutto entro 7 giorni, 8 giorni. E bisogna dare atto che c'è stata un'apertura da parte soprattutto dell'assessore alle finanze Mauro, che si è preso l'impegno sia di aumentare la soglia minima per la fideiussione, per la rateizzazione dei tributi comunali, e in più il discorso di applicare delle tariffe, stabilire un tariffario anche mensile per l'occupazione solo pubblico da parte dei ponteggi. Ecco, per cui questo è stato già un passo che vi ha portato al dialogo con l'amministrazione comunale, anche se attraverso l'assessore Mauro. No, O è ascolta, un caso allora intanto io a devo no, no, parte? no, io intanto devo fare una premessa perché magari chi segue la politica sa qual è il nostro percorso, chi non la segue e magari può dire ah ma voi avete votato favorevole su un regolamento, vi siete astenuti, non avete votato contrario su un altro regolamento. Intanto bisogna dire, perché è inutile, quando uno è all'opposizione non è che devi vedere per forza tutto nero, in quanto devo dire che da un punto di vista, da un approccio umano che hanno avuto i nuovi assessori, mi riferisco al professore Giacomo Mauro, mi riferisco all'architetto Pietro D'Angelo, mi riferisco al dottore Norrito, è gente che ha fatto politica nella Sì. loro vita. E la prima regola per un amministratore, se ha un po' di sale in zucca, è quello di iniziare a dialogare soprattutto con l'opposizione piuttosto che la maggioranza. Perché tanto quello che ti propone la maggioranza, l'opposizione, è sempre tra virgolette, per la città. Qui non si parla di proporre qualcosa di personale o per personalismi. Però rispondo alla tua domanda. Il clima in consiglio comunale, noi non abbiamo aperto alla maggioranza, non siamo stati morbidi. Io l'ultima volta che veni da te ho usato una parola coerenza. A cosa mi riferisco? In un consiglio comunale del 2018, allora io facevo parte di un gruppo consiliare insieme a Giorgio Randazzo e a Nicola Norrito. Se voi ricordate, è stata una seduta dove si sono rotti 3 microfoni, Sì, è ci fu stata una molta seduta tensione. abbastanza. Il problema cos'era? Il problema è che, secondo noi, le tariffe applicate in quel piano economico-finanziario, mi riferisco a quello del 2018, non erano a tutela delle casse dell'ente. Vengo e mi spiego. Cosa si faceva in quel PEF e anche nei PEF precedenti? Spieghiamo ai cittadini che la bollettazione della Tari, cioè la classica bolletta della spazzatura che arriva a casa, non è altro che valutare attraverso il PEF, che è il piano economico-finanziario, il costo per la raccolta dei rifiuti, per il conferimento, per tutti i servizi, e trasformarlo in bollettazione. Se io spendo 10, devo bollettare 10 per tutte le utenze. Cosa si faceva allora? Il servizio nel 2018 costava circa 13 milioni di euro, però il ragionamento che secondo noi danneggiava l'ente qual era? E poi ne abbiamo avuto contezza. Che si mettevano, piuttosto che bollettare tutto il costo del piano economico-finanziario al contribuente, si inserivano all'interno delle poste in entrata, come per abbassare la bollettazione,
gli interessi e le sanzioni derivanti da avvisi di accertamento. Cosa succede? Qualcuno in consiglio comunale dice la legge me lo permette, perché quest'anno, questo bisogna dire la verità, non è che quest'anno c'è un aumento del 40%, bisogna essere chiari, non si fa questo giochetto. Allora che cosa significa? Che nel momento in cui tu non puoi mettere nel piano economico finanziario circa 2 milioni e mezzo, 2.600 mila euro di sanzioni e interessi per avvisi di accertamento, è normale che la bolletta azione si alza. Non solo, questo noi lo avevamo contestato già nel 2018, dicendo guardate che così non va bene, perché tu non puoi coprire un costo certo con un'entrata incerta. Tu il costo lo puoi coprire solo ed esclusivamente su sanzioni, interessi di avvisi di accertamento che tu hai già incassato. Ah, tu incassa, allora io ho incassato 2 milioni di euro, abbasso la bollettazione 2 milioni di euro. Ma voi E pensate, invece in questo caso? in questo caso praticamente c'è stata l'ARERA, che è un organo di controllo per quanto riguarda i conti del comune, soprattutto per il, dice non fate più questo giochetto, nel senso che inserite nel piano economico finanziario a scompito della bollettazione questi importi qua. Quindi cosa succede? Se prima noi, l'anno scorso cosa si faceva? Il PEF è 10.600.000 euro. Noi anziché bollettare 10.600.000 euro, il comune faceva 10.600.000 meno 2.600.000 che sono future entrate non certe, non certe, derivanti da sanzioni, interessi e avviso di accertamento. Chiaro? Ma Per queste. cui sono numeri scritti. Bravo, bravo. Cioè, penso di essere stato chiaro. Quindi cosa significa? Quando noi contestiamo. Noi contestiamo nel 2018 questa scelta. Mi sento dire dall'allora assessore alle finanze, attuale vice sindaco, si rivolge alla telecamera ai cittadini e dice: cittadini, dovete sapere che Mazara Libera è contro la raccolta differenziata e contro l'abbassamento del 30% delle tariffe. Falso. È falso. Se tu amministri, tu devi tutelare l'ente. Perché poi cosa succede? Giustamente in consiglio comunale non c'è diritto di replica, perché poi si alza un consigliere della lista dell'attuale vice sindaco, allora assessore finanze, dice inutile che ve la prendete con noi, il problema è l'evasione a Mazara del Vallo. Andiamo sull'evasione. I primi avvisi di accertamento a Mazara del Vallo sono stati emessi nel 2017. I primi avvisi di accertamento. Quindi praticamente da quando c'è l'obbligo della raccolta differenziata noi abbiamo perso un treno di 5 anni. Quindi cosa significa? Se noi partiamo da un più 16 di tesoreria non è altro che il conto corrente del comune, e nel giro di 15 anni lo portiamo a meno 16, una domanda fatela. Cosa succede? Che se noi facciamo il giochetto prima 13, poi 10, ne incassiamo 6, nel frattempo mettiamo gli interessi sugli avvisi di accertamento, ne incassiamo 4. Dove li prendiamo questi soldi? Dalla tesoreria. Quindi cosa significa? Che oggi noi ci ritroviamo un bilancio con meno 16, non solo, Piero, non solo. Negli ultimi 18 mesi, 19 mesi, noi abbiamo incassato come comune, come trasferimento allo Stato, circa 18 milioni di euro. Prima 11 e qualcosa e poi 7 e qualcosa. Si chiamano anticipazioni di liquidità che ha dato prima il governo giallo-verde di Salvini e della Lega, il Movimento 5 Stelle, e poi il governo giallo-rosso, per pagare i fornitori prima al 31 dicembre 2018 e poi al 31 dicembre Se non 2019. erro, eravamo nel periodo della giunta Cristaldi. Una parte, il primo, il secondo Esatto. no, il secondo no. Quindi cosa significa? Voi vi immaginate, noi per ora siamo, l'altra volta c'è stato l'assessore ai lavori pubblici che ha detto a un esponente di Via, consigliera Quincy, dice lei non deve adottare questo atteggiamento infantile per dire che Mazara è una piena di buche. Dice non ci sono soldi. Ok, quindi 2 più 2 fa 4. Secondo te una gestione dove prende noi nel giro di 19-20 mesi incassiamo circa 18 milioni di euro per pagare i fornitori, quindi i fornitori sono stati tutti pagati, ok? E non abbiamo ancora, e siamo sempre a meno 16-17 dalla tesoreria.
Io, guarda, non so se, forse, ok, io a volte mi penso una cosa, che io forse non sono buono a fare politica. Lo sai perché? Perché se tu decidi di fare l'amministratore, tu te ne devi fregare della lista, del movimento, del sindaco, della coalizione. Tu sei messo lì, devi fare questo e devi mettere le tue competenze, se sei capace, se sei capace. E devi mettere le tue competenze per cercare quantomeno di risolvere anche parzialmente il problema. Ma è il momento in cui ogni qualvolta sì, perché mi sono quasi stufato, perché in consiglio comunale io uno dei miei più grossi pregi, ma in politica un difetto, è essere diretto. Ogni qualvolta che si fa una domanda per dire scusate, ma i numeri sono numeri, una cosa su una cosa non si, i numeri sono numeri, e la filosofia è filosofia. Chiaro? Ogni qualvolta che si chiede, si interroga, si fa tutto il giro, ma una risposta non la danno mai. Tutto il giro. Rispondimi, non l'abbiamo fatto, non siamo capaci, lo faremo. Ormai è di moda, lo faremo. C'è il centro storico, sì, vabbè, ma abbiamo, c'è il porto, sì, ma vabbè, ma andiamo. Noi vogliamo da che cosa? Noi vogliamo, soldi non ce ne sono, a me pure sta pure bene. Non gli sto chiedendo la normale amministrazione. Noi vi chiediamo la normale amministrazione, perché in questo periodo, diciamo che con la pandemia, quest'estate si è aperto qualcosa, però diciamo che il comune non ha speso soldi per le manifestazioni, per gli inviti delle delegazioni, per tutta una serie. Noi siamo pronti nel momento in cui, mettiamo caso che il 1º maggio si riapre tutto, noi siamo pronti? Secondo me no. Perché guarda, Tu dici pronti no, no, siamo economicamente pronti anche per, cioè tu fai un per giro, organizzare. tu fai un giro e vai nel quartiere della Macara. Vai nel quartiere della Macara, io sono consigliere comunale e giustamente ti arrivano, cioè ci sono dei posti dove sono delle foreste. Io capisco che qualcuno magari pensa che fare corso, e io sono uno che abito nel centro storico, magari c'è qualcuno che può pensare che fa Corso Umberto, Corso Armando Diaz, Piazza della Repubblica è pulito, ma c'è un mondo fuori, ma c'è un mondo. Eppure io ricordo che in campagna elettorale tutti attenzionavano al discorso delle periferie, però poi cosa succede? Che puntualmente non si riesce ad organizzare un servizio. Allora io dico, ribadisco, criticare è facile. Quello che sto facendo io per ora è facile. Però sono convinto di una cosa, qualcuno ci dovrebbe mettere un po' più di impegno, perché si sta vivendo troppo da giacchetta, gelatina e fotografie. La guerra, qualcuno è convinto che è messo lì dentro per fare il generale, però le guerre la vincono i sergenti caporali e i soldati. Il generale poi si mette, gli danno la medaglia, d'accordo, però deve sapere quantomeno avere una visione politica. Io, ad esempio, non ho capito. Io ho criticato molto Cristaldi. Io ero all'opposizione, però la mia critica qual era? Hai fatto il centro storico bene, adesso noi dobbiamo cercare di renderlo vivibile il centro storico. Cioè noi dobbiamo fare quel qualcosa in più, perché io sono d'accordo, le mattonelle, cioè noi. Quasi quasi si sta, un'altra cosa, quasi quasi si sta quasi cancellando tutto quello che ha fatto di precedente. Perché, apro una parentesi, quando io dico guardate che c'è la chiamiamola Quartara, che tra Corso Umberto e Corso Armando Diaz si è rotta, la moglie è una disegnatrice, come si dice, per hobby. La moglie di un mio cliente è una disegnatrice per hobby che mi dice, senti, me lo faccio gratis e la quartiera che ho, ma per favore mi date la possibilità e la mettiamo di nuovo. Me ne vado in consiglio comune, lo dico, e arriva l'assessore Vincenzo Giacalone e dice, no, noi abbiamo un progetto col professore Trombino. Una quartiera ti ha chiesto. Cioè, tra l'altro, una quartara acciaccata. Una quartiera ti ha Una chiesto. quartara Cioè a me che me ne acciaccata. frega del professore Trombino se domani viene Willy Wonka. Tra l'altro, ho visto un post anche dell'ex sindaco Nicola Cristaldi che sta intervenendo nel sistemare alcune mattonelle di ceramiche rotte in via Madonna del Sì, Paradiso. quella di sì. Ecco, sta intervenendo anche lui a livello personale e ci sarà qualche azienda vicino, non so se autoricambi, la Zerillo. Zerillo, che si occuperà insomma
del controllo, insomma, che tutto vada bene, per cui Ci sono quelle nelle aivole. insomma, le mattonelle, ormai la ceramica è un bene comune, è un patrimonio di tutta la città. È giusto che devono essere tutelate, per cui bisogna intervenire nel, diciamo, risistemare le mattonelle rotte, perché quelle appartengono non al consigliere Culicchia o a Piero Campisi o a Gianmarco Scaletta o al sindaco Cristaldi, quelle appartengono al patrimonio della città. Ma si sta facendo quasi un'opera, sembra, quelle, tipo quando cadevano quelle Intanto, repubbliche visto che parliamo di in Sud ceramiche, sai che America, ti dico, scusa, mi ci aspetta mettono il un caffè, ecco, ci vuole il caffè. caffè, cioè, adesso ci arriverà il caffè, perché visto che parliamo di ceramica, abbiamo le tazzine da collezione, ne Quasi approfittiamo. quasi 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 si vuole come cancellare il segnale, perché poi alla fine l'identificazione dell'amministrazione Cristaldi è inutile, sono state le ceramiche, chiaro. Che all'inizio è Ma stato difficile accettare, attenzione, poi io dico. insomma si è constatato che è diventata quasi non la città della ceramica Mazara, però l'arredo urbano piace a tutti i turisti che vengono a Mazara, si fanno le fotografie, piacciono ai mazaresi, piacciono ai mazaresi le ceramiche. Ma io dico sempre una cosa, può piacere o può non piacere, non puoi mettere tutti d'accordo, però l'importante è che quella cosa, se ci credi, la fai. Cioè sul discorso, io ti faccio un esempio, sul discorso ti ricordi all'inizio della spiaggia in città? Sì. Non si parlava d'altro. C'era un po' di diffidenza iniziale, poi abbiamo accettato tutti. C'era l'idea di arrivare. Dice, noi Mazzara la vediamo in questa maniera. Chiaro? E non sarà mai, non metterei mai tutti d'accordo. Io, dopo 2 anni, io voglio sapere l'idea di questa amministrazione. Non so, Dell'amministrazione di 15. questa amministrazione, io Ok. non so, vogliono investire nel turismo, quindi veramente vogliono far aprire 30 B&B o 20 case vacanze a Mazzara, oppure vogliono investire nel Porto Canale, quindi veramente vogliono far ritornare di nuovo 30 motopescherecce a Mazzara. Non lo so, cioè tu devi avere una visione. Io ho intenzione Ma il sindaco ieri a Rai 3 alle ore 14 ha dichiarato che frattempo. grazie anche, serviti, sì, grazie anche alla bandiera verde che Mazara ha conquistato per la spiaggia a misura di bambino, un riconoscimento dai pediatri, dico, ha parlato anche che il sindaco, insomma, l'amministrazione è pronta per affrontare l'argomento turismo, per cui sarà uno degli obiettivi di questa amministrazione. Allora Piero, Sì. Io dico parole, tu sei d'accordo sulla bandiera verde? Ti è no, piaciuto? È una bellissima ma cosa. Molti assolutamente, non l'hanno capita, però dico, la bandiera verde, insomma, l'abbiamo il conquistato. mare di Mazzara, fino a quando la politica non ci mette mani, forse sarà sempre uno dei più belli mai visti. Comunque. Poi la bandiera verde, sai, il verde, no? La speranza, per cui la spiaggia della speranza. Comunque è stato veramente un momento importante l'avere ricevuto la bandiera verde per la spiaggia a misura di bambino. Io ti faccio vorrei fartela adesso io una domanda. Nel momento in cui il sindaco, chi per lui, va a Rai 3 e dice No, è io, stata Rai 3 che è venuta qua. Oh, allora, è ok, ospite su Rai 3, quindi, perfetto. e praticamente si va a pubblicizzare la spiaggia di Mazara del Vallo, ok? Bandiera verde, tutte queste belle cose. Quindi questo è finalizzato a cosa? Al turismo, giusto? Certo, l'obiettivo è questo. Ora, Perché tu mandando il messaggio della bandiera verde, tu inviti i turisti, le famiglie con i bambini a venire a perfetto. Tonnerella. Cosa Magari succede? non adesso in queste condizioni, magari No, più ma avanti. cosa succede? Andiamo al senso pratico. Diciamo che ormai si è sviluppato da un decennio il turismo da B&B, dove il padre di famiglia che si muove preferisce praticamente affittare un B&B o affittare, facciamo esempio, in tempi anticipati, una casetta per stare insieme alla sua famiglia. Ora tu mettiti nei panni di una famiglia che
affitta casa a Tonnerella. Magari c'ha pure la fortuna di prenderla di fronte al mare. Esce e c'è il mare. L'economia come si crea? Il circuito economico. Questi signori qua, dopo che vanno a mare, poi la sera vanno a Mazara, rimangono a Tonnerella, fanno un giro, vanno al ristorante, vanno nel negozio di souvenir, Certo. chiaro? Mi spieghi uno che viene in aereo, va a Tonnerella, finisce alle 7 al mare, si fa la doccia, vuole andare a cenare fuori. Dove va a cenare? Come ci arriva? Prima Chiaro che ci vogliono i collegamenti, in cosa. primis. Perché Seconda cosa, parecchi io abito. serve, questo fatto si verificherà, perché dal 1º giugno, giorno in cui dovrebbe No, ma arrivare si la verifica. nave traghetto, i turisti che arriveranno dovranno arrivare in centro in qualche Ma maniera e ci vorranno i bus si verifica navetta, i vari collegamenti. quando tu decidi di amministrare una città, tu devi andare a vedere pure i feedback che ti lascia la gente, dove ti Certo. dice spettacolare, tutto quello che vuoi, però abbiamo sbagliato, facciamo un esempio, quando c'è il trenino, abbiamo sbagliato 5 minuti per il trenino e noi dal centro siamo arrivati fino al lido, quella, la Baia Verde, a piedi. Ora, stesso discorso vale, sai per chi? Per chi il centro storico ormai è pieno di B&B. Uno che la mattina esce, mette il piede fuori e vuole andare a mare, come ci va? Quindi, bandiera verde, tutto quello che vuoi, però metti pure nelle condizioni di chi viene a Mazara del Vallo di offrirgli quantomeno il minimo dei servizi di spostamenti, e non sarebbe nemmeno Tu difficile. saresti a favore del ritorno del trenino per un eventuale Guarda, io collegamento? ti dico una cosa, io per quanto riguarda per il trenino tutte le attività sono ben accette, però quello che avevo in testa io, sai cos'è? È quello di una, anche se non c'è una stazione, però un punto che si chiama Piazzale Giovan Battista Quinci. Ci Sì. siamo? Dove ci sono due Un autobus capolinea. che fanno per San Giovan Battista Quinci fino A a Qualara, perfetto, Torretta Granigola e l'altro fino a Capofeto, e certo. offri questo servizio fino a un certo orario. Io ti dico una cosa, questo è un servizio che tu offri, ma se il biglietto, tra virgolette, lo metti tu a pagamento, dove tu metti un, non lo so, per i residenti magari, come fanno in tutto, Certo. come fa tutto il mondo, per i residenti magari lo metti 1,50 euro al giorno, giustamente per i non residenti e fai pagare Qualcosa qualcosina in in più, più. Ci siamo, certo. perché uno dice, vabbè, pago 2 euro al giorno, però non prende il mezzo. Si parlava, e manco dico che li dobbiamo fare elettrici, perché magari se glielo dico, no, noi con Agenda Urbana stiamo facendo, ma l'estate arriva fra 2 mesi. Noi per forza dobbiamo far venire le persone qua e non le dobbiamo più far ritornare, perché c'è gente che dice, io se tu mi offri il servizio vengo, perché Mazara è fenomenale. Cioè Mazara, certe volte, io una volta mi sono, tra virgolette, imboscato in una visita a Mazara con degli amici miei, ho chiesto alla guida che era Danilo Di Maria, ho detto, posso accodare? Dice, sì, assolutamente. Io sono rimasto, io la mazzaressa sono rimasto estasiato, ho detto, mamma mia, cioè, ci sono cose, posti Che che noi io mazaresi non conosciamo. non conoscevo, gli ho detto, ho riscoperto a 35 anni Mazara del Vallo. Comunque, in questa trasmissione l'assessore Vincenzo Giacalone ha detto che sta lavorando per questo tipo di collegamento con dei bus elettrici. Adesso non sappiamo se sarà uno o due. E io gli dissi, sarebbe giusto verificare anche il collegamento Aspetta, oggi tra Mazara e Borgata Costiera, tra Oggi Mazara e il quartiere di Mazara 2, perché è chiaro che prima che mettiamo il bus per le spiagge, dobbiamo tutelare il collegamento con gli amici di Borgata Costiera e gli amici del quartiere Mazara 2. Poi tuteliamo il turismo e noi stessi mazaresi con i collegamenti che vanno dal centro, come hai detto tu, per Torretta Granitola e per la spiaggia Tonnerella. quando l'abbiamo 13 aprile 2020, non ti dico ci rivediamo quando mettono, perché magari non ci rivediamo più, No, no, assolutamente, però come dicevo. oggi ne abbiamo tre, oggi è il 13 aprile Sì. 2021, l'assessore è venuto a fare questa, a prendersi, non lo so se era un impegno, però quello che aveva in testa lui, e noi vedremo quando saranno fatte le cose. Siccome io penso che, io dico sempre, faccio delle battute sarcastiche, nel senso che dico, noi non stiamo chiedendo né la fusione a freddo, che non esiste, né stiamo chiedendo il teletrasporto, ma due autobus. Cioè, tu vuoi fare turismo? Come fai turismo? Come fai turismo?
Ti puoi pure arrangiare, perché guarda, io sono stato nel 2008, sono stato a Cuba. Ho Ti piacciono le sigare, consigliere? ancora degli Havana o, de, o de, Hai dei Coiba, però non sono un amante del sigaro, visto? cioè provi il filetto di Coiba, non sono un amante, li regalo perché ho qualche amico. E praticamente studi eventualmente qualcosa se non hai soldi, non lo so, si va a Tormina, si va a Noto, ci sono le ape, dove c'è gente che guadagna. Vedi un attimo di trovare una soluzione per dare un servizio ai turisti. Metti un hub dove il turista esce, c'è un'app per quanto riguarda i trasporti, vedi, con dei prezzi tra virgolette pure modici. Devi tu, come dire, a Mazara devi fare sì che nel momento in cui il turista viene, non dico il prossimo anno, ma nel giro di 2 o 3 anni deve ritornare. Ma se noi puliamo la spiaggia, abbiamo fatto il nostro lavoro. Ormai c'è gente che si è organizzata, non hanno le bellezze di Mazara, ma giustamente si devono dar da fare e quindi offrono molti più servizi di quello che può offrire Mazara. E quindi la gente poi dice: vabbè, io eventualmente me ne vado, non lo so, a Porto Palo. A mare vengo a Masa, però poi me ne vado a Porto, perché Intanto lì. vediamo, intanto con diciamo, l'arrivo di questo traghetto Pantelleria Mazara sarà importante perché l'incremento turistico ci dovrebbe essere, consigliere. Ma sicuramente, sicuramente. Guarda, E Mazara si deve fare trovare pronta a livello di io una organizzazione. volta ho parlato con uno dei gestori dei ristoranti dove approdava il guizzo. Sì. E mi dicevano, No, quella fu un'annata speciale. no, mi Il turismo dicevano, ebbe un grande incremento con la nave guizzo. praticamente, dice, guarda che a parità, confrontando i registri corrispettivi di questo mese e dello stesso mese dell'anno scorso dove c'è il guizzo, noi facciamo un 20% in meno, perché dice da non sottovalutare nemmeno gli autisti che magari si presentavano a Mazara, mangiavano, aspettavano che alle 5 parteva il guizzo e quindi spendevano. Tu Esatto. devi puntare su questi, su gente che anche se viene 2 giorni, ma devono spendere per creare il capitale mobile. Giustissimo, giustissimo. Assessore, No, consigliere, non sono assessore. io per un attimo ti ho voluto immaginare proprio alla guida della città come amministrazione, ecco perché ti ho chiamato assessore, in qualità di amministrazione. No, no, non te la faccio mettere, dico, ma se guardiamo questo tricolore, ti viene la rabbia, cioè, che emozione provi, no? A parte l'amore per la nostra Italia e per la nostra città soprattutto, ecco, immagina di essere sindaco per un attimo della città, non assessore, sindaco della città di Mazara. Cosa faresti in breve per Mazara del Vallo? Le cose più importanti, a parte il collegamento con le spiagge che abbiamo detto, tiene in mano consigliere, anzi sindaco in questo istante. Ma io dico, intanto tenere questo tricolore in mano mi fa. Io ho sempre. Non ho mai nascosto. E questo significa Io potere, non ho mai nascosto. No, 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 io non ho mai nascosto il mio sentimento patriottico e nazionalistico. Io sono sempre stato dichiarato più di destra che di centrodestra. Quindi quando io vedo questi colori, impazzisco. No, allora dammi la faccia perché se devi impazzire ora, evitiamo Impazzisco scene. di gioia. Io Lo so, guarda, lo so. guarda, non è quello che io farei se diventassi sindaco. È l'approccio nei confronti della città. Perché, Piero, vedi che è molto importante, soprattutto oggi, che la gente, c'è gente che non arriva, una volta si diceva a giorno 20, oggi c'è gente che non arriva a giorno 12 del mese, c'è gente che per arrivare al giorno 3 deve farsi prestare soldi. Quindi stabilire un contatto con i tuoi cittadini, tu devi essere chi fa il primo cittadino, Deve essere presente in mezzo alla città. deve essere in mezzo alla città. Se tu decidi di fare il sindaco, tu devi, se io decidessi di fare il sindaco, io devo mettere in preventivo che io non devo, io devo mettere da parte la mia attività professionale per 5 anni. E quindi devo stare in mezzo alla città, perché io non voglio ripetere sempre le stesse cose, però vedi,
Perché secondo te, se io ti dicessi il presidente della Repubblica che tu ricordi con maggiore gioia, chi è secondo te? Pertini, te lo Ok, e dico perché subito. Perché Pertini? stava in mezzo ai giovani, in mezzo alla gente, stava in mezzo a Io tutti. ricordo, ero piccolino perché il terremoto in Irpinia è stato nell'80 e l'81. Mi ha colpito, io ancora mi emoziono. Esatto. Di questa persona che va in mezzo alle macerie e quasi quasi sembrava che sotto le macerie c'era la sua famiglia. Quindi, quando tu decidi di fare l'amministratore e stai all'interno del palazzo, tu non hai capito niente. Tu non hai capito niente. Qui non dico che ci deve andare in tuta al comune, molto smart, sì. E ti mette a lavorare. Qui c'è gente che praticamente è stata quasi quasi, ma c'è gente quasi che il consigliere di opposizione lo guarda, sai come, oh, tu sei contro di me. Ma questa sai chi è? Chi non è abituato a fare politica. Perché il grosso problema che ha questa amministrazione, sa cosa è? Che il sindaco e altri assessori non hanno mai fatto politica, quindi pensano che la critica non sia politica, sia attacco personale. Ma se io ti dico che le strade sembrano un campo da golf, ma che lo devo dire a Piero Gambisi? Fammi capire. Se io ti dico e non voglio fare, perché noi di Via non abbiamo mai fatto demagogia sul discorso, o populismo, sul discorso che dall'altro lato del ponte manca l'acqua da un anno e prima si stacca e poi si riattacca. E queste sono scelte che effettivamente poi lo paga un quartiere da 20.000 persone. E tu non è che puoi, decidere su. Puoi sbagliare, ma tu mi sembra che su 10 ne sbagli 11. Cioè, No, arrivato a vabbè. questo Allora, dammi la fascia di punto. Non mi sindaco perché appartiene. è pesante, è Già molto lo pesante sappiamo e chi è me ne il sono sindaco. accorto che è un po' nervoso. Allora, adesso possiamo scegliere varie cose. Intanto accendiamo Radio Politica perché poi ti faccio mettere la manina qua. Tanto questo l'abbiamo già utilizzato, il tricolore. Grande rispetto per il tricolore che mettiamo vicino al nostro peschereccio. E allora, Radio Politica, accendiamo la radio virtuale. Alziamo l'antenna, sai, Radio Politica ogni tanto, ormai non c'è bisogno che te lo spiego, c'è quando azzecca, quando non azzecca, però vedo che chi viene qua di solito quando vede alzare l'antenna ha il piede che trema, a te Io non trema niente, le dei chiare. tu hai le idee chiarissime, ma tra queste tue idee chiare è possibile che c'è ecco, tremi adesso, tremi, sto arrivando, aspetta. Allora, è possibile che c'è in questa intercettazione, non lo so, in questa via, diciamo, va, in questa via si sta percorrendo un cammino verso una coalizione che già avete in ombra con Nicola Cristaldi, con i futuristi, per la preparazione delle prossime amministrative a Mazara, anche se sono ancora lontano, no? Mazara si voterà fra 3 anni, eccetera, un anno prima si scende per fare la campagna elettorale, ma dico, c'è questa vicinanza con l'ex sindaco Nicola Cristaldi e che magari tu possa avvicinarti a lui nella prossima campagna elettorale, considerato che penso lui scenda in campo per indossare nuovamente la fascia tricolore di Palazzo Carmelitani? Radio Politica ha Allora. intercettato questo, intanto si dice sempre sì o no, e poi dice le motivazioni. Ti risponderò adesso. Io poco fa ti dissi che io odio le persone che quando gli fai le domande ti girano intorno. Ma tu sei una persona concreta, vai subito al sodo. Sì. Abbassa l'antenna. Allora, questo è un messaggio ovviamente per l'ex sindaco Nicola Cristaldi. Per cui, perché sceglierai Nicola Ma Cristaldi? noi non è che io sceglierò, io faccio parte di un gruppo di Via dove siamo insieme con il consigliere Maria, con la consigliera Inzaghirco e con la consigliera Ilenia Quinci. Chiaro? Qualsiasi tipo di operazione, di scelta, non c'è un uomo solo al comando. Pietro, che è quello che ha più esperienza di tutti, Pietro Marino, Pietro diciamo. Marino. Che è quello che ha più esperienza di tutti, non si è mai permesso di dire facciamo in questa maniera, parliamone tutti insieme. Ma perché
Perché eventualmente negare, anche perché noi abbiamo fatto una sorta di confederazione per quanto riguarda Via Futuristi, e perché no? Non so, devo venire qui a fare l'ipocrita, a dire ma qua o fare il No, il bugiardo. giochetto politico La non serve. politica, ognuno fa le scelte e si assume la propria responsabilità, di sicuro. Io non sono un traditore. Nella vita gli errori ne ho fatti assessa, ma tanti assai. Ma non ho tradito mai in vita mia. Questo è, sono stato al massimo tre. Però si dice che Sei stato tradito. il traditore, si dice il traditore è un ingenuo. Il tradito è un ingenuo. Cioè, ma il traditore è un infame. Bene, capisco che ancora c'è tanta ruggine in questo percorso che si è fatto in 2 anni con l'amministrazione Quincy, che tu hai votato No, 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 ma e non, al quale hai fatto la campagna elettorale. non mi riferisco assolutamente. Ormai La ruggine è stata non è che sistemata? la ruggine sia. È Non rimasta. mi interessa. Cioè, ormai, guarda, ti dico la verità, io non voglio. Io sono stato, per un periodo sono stato pure nervoso per un tipo di atteggiamento. Ma tu Esatto. perché sei nervoso? Perché io vivo molto di rapporti umani. Io, indipendente se noi giochiamo a pallone, lavoriamo insieme, giochiamo a carte, facciamo politica, Sì. io sto con te e io voglio creare un contatto, un rapporto umano, chiaro? Nel momento in cui io mi accorgo che tu mi prendi in giro, ma ci sta, ci sta. Io ho un detto, forse l'ho inventato, io a Mazara del Vallo sono stato preso in giro da più di 100 persone, ma 2 volte la stessa persona non mi ha mai preso in giro. E ti dico una cosa, mi dispiace solo, l'unico dispiacere che ho, sai cos'è? Perché ormai è acqua passata, che a 44 anni, quando ho abbracciato il progetto, ho fatto un grosso errore di valutazione. Ho sopravvalutato qualche esponente. Ma una volta facevi nome e cognome, ora non ne vuoi fare più nome e Vabbè, tu lo cognome. capi, ho Io lo sopravvalutato. capisco, ma la gente ci E guarda. vabbè, la gente che sta seguendo questa trasmissione e capisce la politica sa a chi mi riferisco quando dico che ho sopravvalutato delle persone. Perché effettivamente l'atteggiamento che ho io, ora non vorrei fare un discorso personalistico, però io mi sono sempre trovato bene, sai perché? Perché ho avuto sempre un approccio umile. Qui sembra che dopo 3 giorni che si era fatto la giunta erano scesi praticamente Mitterrand, Zapatero e passerà. Dai, metti la mano nel cassetto, dai, Gianmarco, gentilmente inquadra qua. Cosa devo? Hai la scelta, guarda, ci sono altre cose ancora che Vabbè, ma di questo ne potevi abbiamo parlato noi. dire. No, il tempo è passato, se vuoi ne No. puoi Di parlare. questo ne abbiamo Hai la mano piena di oggetti, puoi parlato. fare 30 trasmissioni. Hai preso il tapiro, hai preso il tapiro, consigliere Culicchia. E allora, questo tapiro spesso in questa trasmissione viene utilizzato per un messaggio così ironico, simpatico, ma anche politico, no? Per cui noto che stai pensando a chi vorresti consegnare il tapiro, è chiaro che dovresti anche dare poi la motivazione, no? Se lo vuoi consegnare, lo puoi anche rimettere nel No, cassetto. vabbè, diciamo che è pure un modo per scherzare. Diciamo che questa settimana il tapiro non può che non Ma può essere. essere consegnato, c'è un motivo in settimana? Assolutamente sì. Ah, ecco. Sabato è successo. Sabato è successo. Questo qua io lo voglio all'amico Vito Cangetano, il presidente del consiglio. Chiama tutta Vito Cangetano, gli danno il tapiro. È venuto Randazzo e gliel'ha data a lui per un'altra motivazione. Adesso tu glielo dai a Vito Cangetano di Allora nuovo. spiego pure qual è il mio motivo, perché se lo dà No, tienilo in Randazzo. mano perché la gente così capisce di che cosa parliamo. Allora, cos'è successo? Diciamo che anche voi avete pubblicato la notizia sulla Esatto. vostra testata giornalistica, che sabato mattina intorno alle 8:30, 9 meno un quarto, il presidente del Consiglio, perché bisogna evidenziare che indipendentemente se tu firmi come Presidente del Consiglio o firmi come Vito Cangetano amici della briscola,
tu sei il presidente del consiglio, quindi quando tu pubblichi qualcosa sul tuo Profilo. profilo e parli di politica e parli di mobilitazione di tutto, dell'intero consiglio comunale, tutte le forze politiche perché hanno tolto il reparto nascite a Mazara. Io sabato ho ricevuto tipo, non era mai successo, mi dicono 60 telefonate. Perché dice, ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Parlo con i miei colleghi, tra virgolette, dell'opposizione e intorno alle 2:10 Giorgio Randazzo mi manda un WhatsApp che dice, non, addirittura viene sospeso per una settimana perché oltre al reparto nascite ritorna il reparto pediatria. Ora noi non possiamo passare dalla città di Mazara del Vallo che organizza sei consigli comunali per l'ospedale, sei consigli comunali aperti per l'ospedale, dove c'era l'assessore Russo, dove c'era tutte le autorità, e bisogna dare atto perché bisogna dare atto che il primo paladino per la difesa e per fare l'ospedale di primo livello, cioè, è stato Ciccio Foggia. Perché se noi dobbiamo dare atto, non è che sto dicendo che è stato Antonio Colicchia o è stato Ciccio Foggia. Cioè, se noi abbiamo questo ospedale, secondo me buona parte è merito suo, vero? Aveva rapporti con l'assessore regionale alla sanità, però poi alla fin fine sai cosa è successo? Ciccio Foggia era uno che era all'opposizione. Il voto politico l'ha avuto tutto all'unanimità in consiglio comunale. Ora cosa succede? Quello che mi dà fastidio, che nel momento in cui a Mazara del Vallo viene fatto l'ospedale di primo livello, fascia gialla, fascia tricolore, cappelli rossi, cappelli, quello che si faceva la fotografia con l'elmetto mentre si andava a costruire. Insomma, quello che si è, tra virgolette, che è andato in trincea, non il generale, il sergente, il caporale o il soldato, quello che praticamente ha fatto poi, è stato il consigliere Foccia, e bisogna dirlo. Non, bisogna dare Consigliere atto. Foggia è venuto qui con una valigia di documenti, guarda, ha riempito tutta la Vedi stanza Piero, e l'abbiamo anche inquadrato quando si e abbiamo avuto parla. anche il collegamento con l'ex assessore Ma alla quello cosa ha sanità portato? Massimo Russo. Quello cosa ha portato? Quello ha portato ai fatti. Perché in politica, vedi, io mi trovo meglio a dialogare con Ciccio Foggia, che magari come me può anche darsi che sia irruento. I fatti ci vogliono. Io ho fatto questo, ho fatto questo e ho fatto questo. Sì, Ci ma non siamo. rompere il No, tapiro, no, e tapiro, risolto. se dobbiamo consegnarlo, Ah, come me te lo come, facciamo? te ne compro un Ok, altro. Ho perfetto. fatto questo, ho fatto questo, ho fatto l'altro. Bisogna. Invece oggi, negli ultimi tempi, cosa avete intenzione di fare per questo? No, abbiamo un progetto che faremo. Stiamo morendo. Io l'altra volta Guarda. quando si parlava praticamente cioè, qua si parla di buoni spese, quando ho visto la fotografia, perché con Agenda Urbana stanno pensando di comprare i monopattini. Dove c'è stato pure un poliziotto che ha detto, guardate che siamo fuori legge perché domani mattina le multe al comune arrivano, magari facciamo pure questa bella insalata. Cioè, dilettante allo sbaraglio, Piero, mi devi Sì. Io consentire, eh? voglio rientrare un attimo sull'argomento punto nascita, perché a noi poco fa ci è arrivato un comunicato stampa dell'ASP Trapani. Finalmente iniziamo a capire se c'è chiarezza o meno, perché sta settimana, appunto, come dicevi tu, non abbiamo capito più niente, perché da Rientrerà. politici arrivava da un lato una versione, il sindaco diceva l'altra versione, non abbiamo capito. Poi l'opposizione avete fatto un comunicato stampa che avete esternato la Quello che è confusione. successo, La confusione non ce che si è l'abbiamo con creata, nessuno. È no? successo questo e questo. Il problema, ho detto io, facciamo un comunicato chiarificatore nei confronti della città, perché la città non ne sta capendo più niente. Perché ti immagini che il Presidente del Consiglio, che fa parte di questa maggioranza, viene dopo un paio d'ore praticamente smentito dal sindaco. Arrivato a questo punto, io che cosa devo pensare? Che tu vuoi dare l'amaro sapendo che già c'hai il discorso che ritorna e poi vuoi dare il dolce, vuoi fare il salvatore della patria? Ecco cosa noi ci riferiamo a Mazara, la campagna, la città in campagna elettorale eterna. Tutti non devono dire noi faremo, noi abbiamo intenzione, per ora voi state amministrando, noi vogliamo i risultati ora. Poi, alla fin fine, quello che dice il consigliere Colicchia si appoggia insieme a Piero Marino e a Nicola Cristal, poi sarà la città a Esatto. dire se effettivamente tu hai fatto bene o tu hai fatto male. Ma non puoi, cioè, non, come te lo spieghi tu?
Ti faccio un altro esempio, fa la giunta, no, scusa, fa la giunta e viene dato praticamente la delega ai rapporti col consiglio comunale, ce l'aveva il sindaco, fa l'allargamento di giunta e viene nominato l'assessore Riina, l'assessore con delega ai rapporti col consiglio comunale. Facciamo il consiglio comunale sul dibattito politico e non viene l'assessore ai rapporti col consiglio comunale. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Non volete il confronto, anche perché io capisco che non lo reggo, no, Piero, cioè, quando io ti dico che io ho sopravvalutato, non lo reggo, non lo reggono. Ti posso dire che invece bisogna dare atto. Io, l'assessore D'Angelo, con tutto il presente, ma forse manco ci salutavamo, no, ma non ci conoscevamo. È stato uno, siete lì qua, ti spiego un attimo cosa stiamo facendo al porto, ma già io posso andare a dire, perché poi la gente viene dal consiglio comunale e dice: ma che cosa avete intenzione di fare? Che cosa si sta facendo per la nave che viene da Pantelleria? L'assessore D'Angelo mi ha dato delucidazioni, ma è questo Lo quello so che deve perché fare? c'ero testimone io in quel momento, ero Io presente manco mi io. ricordavo. Sì, Cioè, era. nel senso, a me che cosa mi frega se è di Forza Italia o è Non ha a titolo aperto? importanza, no, Se sei assolutamente. capace, due come te. Però qualcuno che non è capace, c'è, cioè, e ancora si ostinano praticamente ad insistere. Caspita, fatela una domanda. Una domanda fatela, se dopo un anno e mezzo, 2 anni e 2 mesi non c'è un dialogo, cioè non dialogate con 7-8 consiglieri comunali. Qualche motivo ci sarà se arrivano 3 e dialogano. Certo, intanto prima di chiudere, perché siamo verso la fine, e io voglio Possiamo dire usare? il tapiro, se ormai l'hai consegnato al Presidente del Consiglio, ne ha due così il tapiro. Allora, vogliamo dire che ci sarà una conferenza stampa giovedì all'ASP di Trapani e si parlerà della situazione vaccinale in provincia di Trapani e poi della situazione del punto nascita del trasferimento di Castelvetrano a Mazara, perché No, poi. quando è pediatria. Pediatria, aspetta, però è ufficiale. Sì. Verrà poi ufficializzato da un comunicato stampa dell'ASP di Trapani, per cui solo un comunicato stampa del comune non è arrivato ancora, no? Dell'amministrazione comunale sui vari chiarimenti. Aspettiamo magari l'ASP, che è Ma una guarda, fonte più ufficiale a questo tu punto, e aspetti. capiremo meglio la situazione com'è allo stato attuale. L'abbiamo detto ieri anche all'assessore qui presente Alessandro Norrito questa situazione. Evitiamo un'insalata, come dicevi Ma tu, guarda, no? tu aspetti è successo tutto, questo è successo sabato. Noi circa un mese e mezzo fa, quando abbiamo fatto il primo consiglio comunale di nuovo di presenza, abbiamo interrogato il sindaco per quanto concerne la questione della cardiologia a Mazara. Non so se voi avete avuto risposte, ma noi non abbiamo avute ancora. Noi, te lo devo dire chiaramente, abbiamo contattato l'ASP di Trapani, personalmente io l'ufficio Ma io non lo voglio stampa. scavalcare No, il no, ho sindaco. chiesto all'ASP di Trapani dei rappresentanti per parlare della cardiologia di Mazara in diretta, qua seduti con noi, con le norme anti-Covid. E ci è stato detto: aspettiamo un altro po' di tempo. Noi aspettiamo, non so fino a che punto, perché poi daremo libera parola a tutti. Ma è chiaro che bisogna chiarire la situazione del reparto di cardiologia di Mazara, che ha bisogno di medici. Non so, aspettano magari che ci scappa il morto, così eventualmente si muovono, perché sempre così funziona. Dopo che a Santa Chiara rubano, mettono i cancelli di ferro. Speriamo, speriamo. Io mi aspettavo una conferenza dei sindaci, dove il nostro sindaco quantomeno si faceva portavoce. Ma sono cose giustamente. La prossima volta ho capito forse è meglio consigliare a qualcuno della maggioranza, perché magari se parla l'opposizione gli dà fastidio, non lo so. Ecco lì la mancanza di maturità politica. Allora, chiudiamo. Ci sarà il prossimo consiglio comunale convocato per il 28 di questo mese, Sì. no? Di aprile. E allora, l'opposizione come si sta Noi preparando stiamo per studiando. affrontare quell'ordine del giorno fatto da un paio di punti, due o tre No, intanto punti? ce n'è prima un altro, prima del DUP, che è il documento unico programmatico, che è il bilancio di previsione. C'è un altro il 22 che parleremo No, di. finora è arrivato il comunicato stampa del 28 aprile. Allora, 22, non ricordo, cioè, sono addirittura altri due, cioè, sarà.